Amici bellini, sempre silenzio perché è notte, benvenuto Giuseppe De Luca e portiamoci avanti con il lavoro. Sapete che vi dico? Perché? Perché se è vero come è vero che le mancano solo le firme, le solite cose, mancherà solo la penna. Dov'è la penna? Cominciamo a fare delle ipotesi perché secondo me è importante. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Prima però di cominciare, mi fate mettere un punto sulla questione Gattuso. Ieri ne abbiamo parlato a lungo, tutti in retroscena, la retrospettiva, si dice retrospettiva, non lo so. La ricostruzione, ecco, intendevo quello. No, basta. L'unica cosa di cui io non mi spiego, insomma, di cui non riesco a darmi una spiegazione è l'allenatore Gattuso, non l'allenatore in generale, ma Gattuso che non grida, che non telecomanda, perché l'abbiamo visto fatto di meno, sempre che, insomma, non abbiano abbassato i microfoni, le inquadrature, eccetera, eccetera, però sembrava più quiet. Sentite cosa dice, ne parlavo con un mio amico tifoso del Liverpool, sentite questo straccio, sentite cosa dice. Amici belli, the friend, this friend, Tommy, right? Tommy is for Liverpool, so he doesn't care, he's not involved, non ci tiene come noi. Mi ha detto una cosa, can you repeat that? L'allenatore è zitto, the quiet coach. Say that thing that you said, then I'm gonna translate. I said that if the team thinks that the coach at the end of the season last game said that, if you think you can, if the coach doesn't make any difference to the game, then he let the players to play their game and let's see what happens at the end. And at this point, it looks like without the coach, game... It did matter. It does matter. Thank you. And traduciamo. Allora lui dice questo, dice se i giocatori pensavano, ma in realtà perché lui non conosce la situazione del Napoli, non sa che i giocatori sono molto legati. Ragazzi, io mi do questa spiegazione e poi parliamo solo di Spalletti, speriamo che sia Spalletti, sennò tutto un lavoro inutile. Gattuso lancia un rumore incredibile. Ma manco abitassi in tangenziale, ma veramente. Gattuso lancia un messaggio non tanto ai giocatori ma a noi, ai media e a tutti quelli che dicevano a Lucchi solamente eccetera eccetera. Io questa partita la lascio giocare, la lascio fare ai giocatori senza intervenire proprio, vediamo se è importante o meno che io parli, che li telecomando. Potrebbe anche essere stato un accordo con i giocatori, vi ho martellato in testa quest'ultima, fate voi, non vi parlo più, non vi allucco più in testa, vi siete meritati questa cosa, adesso fate vobbis. E dimostra che l'allenatore è importante e che deve telecomandare soprattutto certi giocatori, magari per farli stare sul pezzo, per fargli dare quel qualcosa in più, e ci dà un messaggio a noi, ai media, insomma, così, Se io non intervengo, se io non parlo, se io non allucco, se io non sto sul pezzo, i giocatori ce la fanno a farla da sola la gara? Punto. Vi ho lanciato questo spunto, voi nei commenti mi dite ma quando mai una struzzata, chi la sa venuta a partire? Pensatela come volete. E questa poi adesso deve avvenire la libertà di pensiero, di opinione, perché su questo è un'opinione. Il Napoli gioca 4-3-3, non poteva essere un'opinione, questa qua può essere un'opinione, ognuno la pensi come vuole, ma noi voltiamo pagina e quando voltiamo pagina ci cerchiamo di affacciarci già nell'universo Spalletti, che vi devo dire la verità, io mi sono guardato questa intervista, Luciano Spalletti, la partita perfetta, la partita perfetta che era un programma, e parlano una buon 40 minuti di calcio, di tattiche, alla fine di questi 40 minuti per 30 minuti fa l'elogio del Napoli di Sarri, questo per capirci quanto lui... apprezzasse il nostro lavoro all'epoca di Sarri e ha cercato anche di rubarsene qualche spunto, di far suo qualche idea, se l'è studiato bene anche quando è stato fermo, se l'ho andato a vedere, e insomma questo ci fa piacere, vabbè, ma è quello il passato, adesso noi dobbiamo impostare sul futuro. Lui però a fine, perché l'intervistatore diceva non parleremo di conferenze stampa, non parleremo di polemiche eccetera eccetera, però ti faccio una domanda, sentite un attimo qual è la domanda. Ma se non ci fossero state le conferenze stampa quest'anno, per te sarebbe andata meglio o peggio? Le conferenze stampa sono importanti, perché poi si mandano dei segnali che lo spogliatoio assorbe, sono fondamentali. Poi alla mia conferenza stampa, la prossima sarà importantissima, perché gli dirò che siamo in Champions.
lasciamo perdere perché quella era un'altra situazione, non mi interessa, era il 2017, non ha importanza. Paiù. Le conferenze stampa sono importanti perché si lanciano messaggi allo spogliatoio, si lanciano messaggi all'ambiente, si lanciano messaggi probabilmente anche alla società. Siete pronti? Siete pronti a ricominciare da capo? Perché se non dovesse andare bene... Però non vi permettete di dire, non vi potrete permettere di dire che Spalletti non ha esperienza. Che è venuto a fare esperienza a Napoli. Questo non lo potrete dire. Potrete dire che fa le supercazzo. Questo già ve lo anticipo. Che le prime accuse saranno: ma che cosa dice che non ha hit mai niente? Perché nella situazione dobbiamo vedere. Beh, poi me la studio la l'imitazione di Spalletti. Perché quando hai Manolas puoi anche. No, non la so fare. Però me la studio. Tutto è possibile nella vita. Anche studiare delle cose e impararle così. Signori, guardate un attimo che cosa vi faccio vedere. Mi metto più qua. Mamma mia, è enorme. L'Inter di Luciano Spalletti. Questa fu l'ultima formazione, se non sbaglio, il 4-2-3-1 che andò in campo contro l'Empoli nell'ultima partita di Spalletti con l'Inter. E ci fu Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Vesino, Nainggolan, Politano, Perisic, Icardi. Ora, è un 4-2-3-1 a tutti gli effetti. Il trequartista in questo caso è Nainggolan e ve lo dico al 100% che uscirà la notizia di mercati, il Napoli pensa a Nainggolan, perché Spalletti l'ha avuto alla Roma, Spalletti l'ha avuto all'Inter, Spalletti vuole a tutti i costi Nainggolan, pure se tiene 52 anni e fuma come un turco. La notizia uscirà, come usciranno altre notizie. Vesino, al 100% uscirà di nuovo la notizia di Vesino, ma noi dobbiamo andare oltre perché sennò non ce ne usciamo più. E qualcuno può essere che lui lo richiederà e se lo porterà, ma noi dovremmo vedere quelli che noi già abbiamo, se resteranno e chi resterà, perché poi sappiamo che dobbiamo probabilmente vendere uno o due pezzi pregiati se vogliamo fare un pochino di mercato per completare la squadra nei punti cardine dove ci mancano proprio i giocatori, perché ci mancano i giocatori. E quindi che cosa possiamo prendere da spunto da qui? Il 4-2-3-1 lui è il suo modulo preferito e quindi potremmo avere continuità sotto questo punto di vista. D'Ambrosio equiparabile a Di Lorenzo, De Vrij è più un regista difensivo, De Vrij veramente un difensore completo, Skriniar è più un marcatore. Lì noi abbiamo una mancanza, servirebbe accanto a Manolas un regista difensivo all'Albiol, e magari utilizzare Rachmani come vice Manolas sarebbe l'ideale. Però non è detto, vediamo se la coppia funziona, se possiamo prendere due. Questo considerando che magari Koulibaly non va. Se Koulibaly resta, ovviamente dobbiamo pensare che è Koulibaly-Manolas la coppia senza dubbio. Anche se si sposano male, anche se nessuno dei due... Koulibaly comanda la difesa, magari non la comanda come Albiol, ma abbiamo visto che è Koulibaly che chiama i movimenti e quindi speriamolo faccia bene. Asamoah, terzino sinistro, in quel caso Spalletti conosce molto bene Mario Rui e non ne ama la mancanza di fisicità. Questo si può dire perché in una conferenza stampa con la Roma Mario Rui era forse un nuovo acquisto e lui ne parla, dice: Mario Rui è un giocatore forte. Mario Rui è un giocatore forte, che ha personalità, ha tutte le cose che deve avere, certo non ha fisicità, lo dice, e quindi per volerlo dire vuol dire che per lui quello è un difetto. Di conseguenza, anche lì, il Napoli punta forte su Emerson Palmieri, perché? Perché Spalletti ovviamente si richiama Emerson Palmieri. Centrocampo, Brozovic può essere equiparabile a un Fabian Ruiz se il Napoli non se ne priva, e Vesino potrebbe essere equiparabile a un Demme. Nainggolan, che vediamo qua, ovviamente a volte usava Borja Valero, Zielinski ci sta bene là, io non credo che si possa cambiare di nuovo ruolo a Zielinski in questa formazione, quindi punterei su quello. Politano ovviamente te lo ritrovi, devi solo capire se si punta effettivamente su Insigne come tutti gli anni, oppure se il colloquio, se il contratto, se il Napoli decide di venderlo, se Insigne non si trova, non rinnova, questo lo dobbiamo tenere in sospeso perché poi non si può mai sapere. Politano ovviamente invece
invece è papabile per una conferma insieme a Lozano. Lozano potrebbe anche essere dirottato a sinistra nell'idea di Spalletti, che ne sai, che ne sai. È punta centrale, ovviamente consideriamo sempre Osimhen, che speriamo possa esplodere definitivamente con un pochino di continuità. Da questa formazione spesso utilizzava Spalletti anche Candreva al posto di Politano, quindi con il piede suo, con il destro sul destro. Perisic è completamente ambidestro, quindi non fa testo. Però, aggiungo, Spalletti ogni tanto ha proposto il 3 e mezzo, il famoso 3 e mezzo, la difesa 3 e mezzo, quindi con De Vrij, Miranda e Skriniar, con un Candreva che poi a tutta fascia copriva, ogni tanto scalava come quarto e ogni tanto andava più avanti. Quindi Spalletti ama il 4-2-3-1, questo ve lo dico per certo perché lo dichiara proprio lui, però come tutti gli allenatori deve conoscere quello che è il materiale umano, il materiale umano a sua disposizione, deve fare qualche richiesta, non credo ne farà, ne potrà fare tante, e dovrà capire qual è il modo migliore per ottenere il massimo da questi giocatori. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se questo video è tutto inutile nel frattempo che io sto dormendo e voi vi state guardando questo video, salta l'operazione e il Napoli si tuffa su un altro allenatore. Tutto può essere, ma a noi non interessa. Io vi devo dire la verità, I'm excited, sono eccitato, sono contento di potermi rituffare nello studio di un allenatore nuovo che comunque mi farà capire delle cose diverse, ancor di più che sviluppa un modulo che abbiamo già visto e che probabilmente lo svilupperà in modo diverso. Quindi impareremo anche altre cose, altri modi di fare il 4-2-3-1, i rumori, non ce la faccio più, basta, ma chiur. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, niente poi più, dovete dai, praticamente basta, fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline, io non mi ricordo come mi chiamo.